Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su Inter for Passion. Bene, oggi viene ufficializzata la nuova maglia e quindi Inter for Passion ci fa il video. Finalmente lo posso fare, quindi la metto su e faccio il video. Che dire, le considerazioni ne andiamo a parlare nel video. Per il momento iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Seguiteci su tutti i nostri social e anche sul portale www.interistainformato.it, che è il portale di riferimento dal quale noi pubblichiamo tutte le notizie che riguardano la nostra amata Inter. Sigla. Eccoci qui ragazzi, allora, questa è la nuova maglia. Queste righe a zig zag rappresentano in stile tribal pop un omaggio alla città di Milano, in particolare al Biscione, che è il simbolo di Milano ma anche il simbolo dell'Inter, quindi possiamo definirlo anche un omaggio all'Inter stessa. A chi piace, a chi no, ne sento di tutti i colori sul web. A me sinceramente non dispiace questa maglia, come non mi dispiace nessuna maglia dell'Inter, in quanto sono della nostra Inter. Quindi chiudiamo l'argomento maglia perché c'è poco da parlare. Se hanno deciso che questa è e ce la teniamo, ce la facciamo voler bene. Parliamo un pochino di due cosette. Allora, la prima fondamentalmente riguarda il discorso di una classifica che è uscita in questi giorni, che ci fa vedere come l'Inter di quest'anno sia la migliore Inter degli ultimi 10 anni. Chi l'avrebbe mai detto? Da un punto di vista di gioco non abbiamo questa idea, ma i numeri dicono altro. I numeri dicono altro. Quindi di conseguenza testa bassa e pedalare. Continuiamo così, sperando di vedere un miglioramento da un punto di vista del gioco, perché se continuiamo a giocare come abbiamo giocato col Parma, la vedo abbastanza dura, un po' come tutti quelli che sento che continuano costantemente a criticare Lukaku, ma omettono di ricordare che Lukaku ha fatto una barca di gol. Quindi a questo punto c'è poco da criticare e molto da sostenere. Detto questo, prepariamoci alla partita col Brescia. La partita col Brescia è una partita fondamentale. Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto e portare a casa il risultato. Ragazzi, bisogna sostenere sempre e comunque la nostra Inter. Dalle news che ci arrivano, faremo un grande mercato. Ma grande, grande, grande. Quindi ragazzi, diamoci da fare, stiamo vicini alla squadra perché la squadra ha bisogno di noi. Quello che secondo me, l'ho detto in live l'altra sera, manca a quest'Inter in questa ripresa di campionato è proprio il pubblico, perché il tifoso interista si fa sentire. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguirci su tutti i nostri social e seguiteci anche su interistainformato.it. Alla prossima!